Carissimi amici della Pogonotomia, un saluto da una zona rossa. Qui siamo zona rossa Piemonte, quindi siamo bloccati. E allora abbiamo magari un po' più di tempo per dedicarci alla nostra attività di rasatori. D'altra parte, oggi rasatura in bianco, un'idea così è venuta strada facendo. Allora, iniziamo a bagnarci il viso. Prima di bagnarci il viso, però, io farei che armare il rasoio. Allora, io ho cercato di usare un po' tutte cose bianche. Allora, il rasoio questo qua dovrebbe essere se sbaglio mi correggerete, cito un noto pontefice, il rarissimo Mule R107, mi sembra che si chiami, che è il Mule con il manico bianco, che è introvabile da quanto pare, almeno quando l'avevo comprato io era introvabile. Eccolo qua, che non è altro che l'R89 però col manico bianco, quindi è la metà Astor che ha la scatola bianca. Quindi en blanche. Eccoci qua. Astor la metto un po' vintage. Che cos'è? Vediamo un po'. Stainless steel. Una stainless. Io me l'ho trovato bene le volte che l'ho usata. Eccola qua. Questa la fanno made in Grecia. Grecia. Eccola qua. Mettiamo nel nostro rasoio, che dovrebbe proprio essere lui, ma ripeto, se sbaglio correggetemi, insomma, vado a peccare la memoria. Dovrebbe essere l'R107. Non avorio, è proprio bianco. Eccolo qua. Poi mi sciacquo il viso, perché l'ho messo a bagno. Il DS Cosmetic tasso maiale con questo manico bianco un po' sporcato, diciamo, dall'effetto marmo, però bianco, dai. Altri manici con pennelli con manico bianco non li avevo. Ecco qua. Allora, sapone, andiamo sul bianco. Fitiar Islands o Islands Holm. Questo dovrebbe essere quello che non c'è di niente. Questo qua ha una storia particolare, perché questo sapone qua, questo Fitiar, io non l'ho mai usato, ce l'ho da 2 anni, ve lo faccio vedere. Perché questo qua me lo regalò il signore che mi vendette il nostro Rocknell Elite 2018. Nel pacchetto, questo qua è uno che probabilmente è un arabo, proprio dell'Arabia Saudita. Questo qua non aveva più voglia, evidentemente, di radersi con la sicurezza. E mi regalò questo sapone senza dirmelo, cioè mi trovai questa sorpresa. Mai usato, pare che non abbia odore. Infatti, se ecco qua, no fragrance. No fragrance, no distractions. Cioè, secondo loro tu ti distrai senza odore. Però in realtà, cosa succede? Che praticamente un po' di odore si sente. Di burri forse, no? Vediamo subito. Allora, ficchiamo. Mettiamo un po' di questo sapone.
nel pennello a sovraiare. È improvviso, è molto burroso, eh? Molto burroso. D'acqua e improvvisiamo un montaggio in viso, poi vediamo come va, vediamo l'effetto che fa. Tanti ne parlano molto molto bene, un po' d'acqua sul pennello e via. Bene. Montare monta il fitiar. Tasso maiale sempre con le caratteristiche solite, quindi una via di mezzo fra la morbidezza del tasso e la durezza del maiale, pungicchia, ma fa anche un po' piacere la mattina prestissimo, no? Un po' d'acqua, bel montaggio, sì. È vero che non sa di niente, però monta bene. Inizio pure con la maglia perché sennò poi mi dicono che sono sporco. Allora, in bianco, andiamo. Con le Astor. Barbari due giorni. Beh, chiaramente rasoio che conoscevo molto bene. Forse il rasoio per antonomasia, che non è altro che appunto il Vin Jagger, l'R89, qua in versione con il manico bianco, che non so se non si hanno rifatto, ma quando lo prendemmo io e il mio amico Luca erano gli ultimi due, poi non si trovava più. Srabaffi, ecco qua. Il pelo è andato. Andiamo il viso. Andiamo un po' di contropelo. E per obliquo. Non ho montare monta, eh.
questo signore arabo, e senza che io chiedessi niente, mi ha regalato, perché evidentemente lui proprio non ne voleva più sapere. Infatti poi all'epoca aveva venduto anche altri rasoi molto importanti. Evidentemente non si era trovato bene. E mise nella confezione anche questa fitiar. Non sai niente. Importante questo cosmetic tassomaiale, metterlo a bagno perché sennò si rompono le sue fibre. Io l'ho messo a bagno forse un po' poco, però non si sta rompendo niente, sono. Io non l'ho mai usato in realtà, una volta o due. Ecco, questo me l'hanno regalato, questo me l'ha mandato quando mi ha fatto il pennello, io vicino a casa mia, me l'ha mandato a provare la Iese Cosmetic, va detto perché per correttezza nei confronti dell'ascoltatore. Tanto che mi sembra di averlo usato una volta. Pungicchia, eh? Però è come un po' una grattata, insomma, non è una. Andiamo di obliquo contropelo. Ecco qua, facciamo un poi, guardate qua. Sono riuscito a finire poi anche oggi. E ma è la mattina presto, poi non sono capace io. Scherzo ovviamente, però il fatto che effettivamente la mattina presto è la confidenza con il rasoio, vedete qua, possono creare questi piccoli inconvenienti, ma sono stupidaggini. È vero, senza andare piano, eh. Io per accelerare vado un po' forte. Però era una robina. Mi autoassolvo, dai, per una volta. Poi mettiamo il nuovo Witch Hazel, quindi finisce, cioè sparirà. Allora, qua. Qui non c'è più niente. Allora, una sciacquata, rivediamo se c'è qualche imperfezione. Mapping con la mano, direi di no. Ci siamo. Allora, sciacquata con acqua fredda. Andiamo a tamponare. Vedete che non c'è più niente praticamente di quel piccolo red point.
prima di mettere, che per noi è un aftershave, se non offendiamo nessuno, Taylor's Witch Hazel Facial Toner con aloe vera. Questo lenisce ogni rispetto all'altro non ha quella profumazione pungente che un po' poteva dare fastidio, insomma, anche se l'effetto era lo stesso. Bene, a posto, guarda che bella rasatura. D'altronde con quel rasoio lì e con un sapone molto protettivo come questo nostro Fitiar, che non ti fanno sentire l'odore, ma ti protegge. Dice, tu non devi sentire l'odore perché se non ti distrai, lo dice proprio lui, no distraction. Non distraiamoci, però ci distraiamo adesso perché ritamponiamo un attimo, anzi lasciamo asciugare un attimo e sempre per stare in bianco Amouage. Qua siamo sul top gamma di profumeria, profumo legnoso, profumo Amouage Honneur, profumo dell'Oman, made in Oman. Qui siamo sui massimi livelli della profumeria mondiale, ragazzi. È quasi un delitto usarla come dopo barba. Ma io lo adoro. Che si spregiano note che sono pazzesche. Profumo di ultra nicchia, tra l'altro eau de parfum, quindi il massimo della concentrazione. Eccezionale. Bianco. Ovviamente non l'ho pagato a prezzo pieno, ho trovato delle offerte su internet, così come ho anche acquistato, poi lo useremo un'altra volta, l'Interlude, sempre di Amouage. Qua siamo su livelli effettivamente, insomma, elevati. Bene, allora, facciamo un po' di resoconto. La Meta Astor Vintage, diciamo così, secondo me è vintage, e 107, R107, combinazione vincente, mi ha creato un piccolo red point che però non subito via, c'era cioè una stupidaggine. Qua siamo su, cioè, cosa vogliamo dire di questo rasoio qua, ragazzi? Niente, cioè, lo conosciamo tutti, è il rasoio per chi inizia, per chi finisce, per chi continua, un rasoio definitivo, è una testa eccezionale, non c'è niente da dire. Queste lamette sono effettivamente molto efficaci. Grippano abbastanza bene, prendono il pelo e lo portano via facilmente. In combinazione con questo rasoio sono ottime. Ma come anche ottimo devo dire che è il nostro Fitiar, anche se non ha odore, no? Non ha odore, però protegge. È molto burroso, è molto protettivo. Sai niente, però vedete, è proprio un burro, proprio un burro. Mi fa ridere questa scritta no fragrance, no distraction, cioè praticamente la loro teoria è che l'odore ti distrae, e vabbè, ognuno la pensa come vuole. Fitiar, eccolo qua, in bianco. Non male questo tasso maiale, pungicchia, però è una sensazione che può far piacere, insomma. Il manico è di Essence Cosmetic, un manico lungo, vedete, lungo, cioè. E permette un montaggio sia in ciotola che in viso, un bel ciuffo, guardatelo.
Ce ne sono anche di migliori, di Assi Maiari in giro, però questo qua è assolutamente dignitoso, poi per il prezzo che ha non penso che sia assolutamente elevato, vale la pena, insomma, cioè, è un bel pennello per chi vuole una soluzione di compromesso. Poi vabbè, il manico ha questo colorito marmoreo, quindi bianco ma con questo nero che gli dà questa sfumatura quasi come fosse una pietra. E però il montaggio, vedete, il trucco viene fuori bene, insomma. E poi vabbè, ultimo, last but not least, come si dice, e qui c'è Amouage, Honneur. E qui siamo su livelli veramente top class, top class. E eccolo qua, col simbolo, che non si vedrà ovviamente, di Amouage. Molto legnoso, qua c'è del sandalo, c'è del legno, c'è dell'incenso, c'è di tutto, insomma, è un profumo eccezionale. Eccezionale. Bene, signori, io vi saluto, vi auguro buona domenica. Ho fatto in fretta proprio perché non volevo caricarlo in fretta. Ormai con i telefoni nuovi ogni video sono palati di giga e quindi si caricano le cose in maniera molto lentamente. E io purtroppo ho una DSL potente, ma non posso mettere la fibra perché ho scoperto, pensate un po', di avere l'attacco del telefono originario nella stanza dove ho la cucina. Quindi dovrei spaccare tutto, praticamente, è venuto l'omino della fibra e mi ha detto, guardi, lei dovrebbe spaccare tutto e smontare la cucina, però la DSL è molto potente, funziona bene, quindi mi garantisce comunque tutto. Quindi alla fine ho detto, ma chi se ne frega, cioè non è che io devo spaccare la casa per avere... Poi non è che, ripeto, ho mai avuto problemi particolari. Sul download, sull'upload qualcosina, cioè, non va come un treno, secondo me. Però, insomma, piccola parentesi informatica, telematica. Buona domenica a tutti, allora, e buona barba a tutti.